Io non mi stancherò di pregare Gesù. È vero che le mie preghiere sono degne piuttosto di castigo che di premio, perché troppo ho disgustato Gesù con i miei innumerevoli peccati. Ma alla fine Gesù si muoverà a pietà di me. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Ancora un pensiero stimolante di Padre Pio perché ci accompagni in questa giornata, ci dia forza, coraggio, ecco, ci stimoli alla fiducia e all'abbandono in Dio. Ecco, Padre Pio dice oggi che lui non si stancherà mai di pregare. Difatti, Padre Pio ha pregato tutta la vita, ecco, da bambino, ecco, fino alle ultime parole che ha pronunciato prima di chiudere gli occhi a questo mondo per aprirli alla luce di Dio. Anche quelle ultime preghiere, quelle ultime parole pronunciate da Padre Pio, Gesù Maria, in fondo erano, ecco, espressione della sua fede, del suo amore per il Signore. Padre Pio ci dice che non si stancherà di pregare, anche se le sue preghiere, dice lui, sono più meritevoli di castigo, ecco, perché troppo ho disgustato Gesù con i miei innumerevoli peccati, tuttavia non desisterò dal pregare, perché so che il Signore alla fine mi userà misericordia, avrà pietà di me. Ecco, questo pensiero credo che sia importante per noi. Molti cristiani, possiamo anche noi talvolta cadere in questo tranello del demonio, di essere sfiduciati, di pensare che a causa dei nostri peccati, dei nostri errori, magari dei peccati che noi commettiamo ripetutamente, di cui ci accusiamo sempre in tutte le confessioni, quelle situazioni o peccati che non riusciamo a debellare totalmente, a sradicare totalmente dalla nostra vita, noi pensiamo che il Signore a causa di questo non ci possa ascoltare, ci guardi quasi con sdegno o con disgusto. Padre Pio ci ricorda che siamo sempre figli di Dio e il Signore vede le nostre fatiche, vede la nostra buona volontà, il nostro sforzo, più che i frutti, ecco, che noi possiamo ottenere. Può darsi che noi non riusciamo totalmente a liberarci da determinati peccati in cui cadiamo spesso o sovente, ma il Signore vede la nostra buona volontà, vede il nostro sforzo, la nostra fatica, il Signore è contento di questo. Ma al di là di questo il Signore ci ama perché siamo Suoi figli, al di là di quella che sia la nostra risposta, della bontà della nostra vita, delle buone opere che facciamo, dei peccati che commettiamo, al di là di tutto Dio ci ama perché siamo Suoi figli. Pensiamo una mamma, ecco, che ama il figlio, anche il figlio che le dà più filo da torcere, anche quella pecora nera talvolta di una famiglia, che un figlio che procura più sofferenza che gioia, eppure quella mamma direi che ama quel figlio in modo particolare, perché lo vorrebbe riscattare, lo vorrebbe redimere, e quindi si china su di lui con più tenerezza, con più amore, con più benevolenza che magari sugli altri che camminano sulla retta via. Così fa il Signore nei nostri confronti. E quindi la nostra preghiera è gradita al Signore se nasce da un cuore sincero, da un cuore pieno di fiducia, di amore, una preghiera perseverante, anche se noi siamo e rimaniamo sempre poveri peccatori senza alcun merito agli occhi di Dio. Pace e bene a tutti.